Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo alla 26esima puntata della serie e niente, siamo sempre su Farming Simulator 2013. Allora, è uscito, beh, come avete potuto vedere, la serie numero 25, che è uscita praticamente il giorno 9 luglio, e quindi avete appunto la possibilità di andarla a vedere se non l'avete vista. E niente, allora oggi così ho in mente insomma di comprare un po' di cose, di vendere un po' di roba vecchia. Oggi appunto bisogna fare qualcosa anche di nuovo. Allora, innanzitutto ho svuotato diciamo la crown dalle balle, quelle che aveva su, praticamente con il tasto N lei le sputa fuori, quindi io direi di andare a vendere la crown. Ok, e vi chiedo anche, c'era per caso un manual ignition che quando scaldate le candelette vi venivano proprio in mezzo allo schermo, proprio il simbolo delle candelette, non di lato? Chiedo questa cosa perché mi sembrava in qualche video di aver visto così. Allora, vendiamo questa cron qua e compriamo nuova imballatrice a balle tonde. Vuoi vendere per ovviamente. E avevo in mente di comprare appunto la John Deere, l'imballatrice della John Deere, anche perché le balle le fa belle, nel senso che ha il nastro, la rete, scusate, colorata e quindi mi piace. L'ho provata anche prima, vedo che funziona benissimo, raccoglie anche erba normale senza star lì ad imballarla e ne fa anche abbastanza. Allora, se si riesce a trovare. Dov'è? Eccola qua. È la nostra imballatrice della John Deere. Non è fatta, diciamo, benissimo come texture, però devo dire che comunque ha molte cose, nel senso ha possibilità, non so, di premendo la X o la R di aprire i portelloni e variate cose che dopo comunque vedremo. Accendiamo i fari che ormai sta diventando notte. All'inizio quando la comprate è un po' così, ma è, diciamo, tra virgolette è normale. Poi quando dopo la rilasciate si mette, diciamo, come si deve mettere. Come vi dicevo, ha un po' di cose, nel senso che comunque vi dice tutto. Con il tasto X vedete si spostano le ruote, con il tasto O si aprono i portelloni laterali, che ci sono insomma gli spaghi e le varie cose, e premendo la R dovrebbe aprirsi il portellone dietro, che c'è la rete in teoria. Può fare anche vari tipi di balle, nel senso ce ne sono di grandi da 180 centimetri in teoria e di poi più piccole. Allora chiudiamo R e cos'era O, sì. Le ruote le lascio comunque sempre verso il basso, così senza ogni volta star lì. Adesso la portiamo a casa. Avevo in mente anche di vendere la falciatrice, quella laterale, che vi ho detto la scorsa volta, visto che abbiamo un po' di soldi, e comprare una più grande in modo da far prima e perdere meno tempo, e così avere anche la possibilità magari di comprare dei campi per l'erba più grandi e poi far più balle, anche perché poi il carro che abbiamo raccoglie benissimo anche le balle tonde, quindi non ci sono problemi. Portiamo a casa la nostra bella imballatrice. Da John Deere vi ho detto, magari come texture non sarà il massimo, però devo dire che le balle come le fa a me piace e nessuna le fa così. Poi in teoria questa qui dopo un po' non so se bisogna andare a comprare tipo il nastro e cose, e vabbè, vedremo quando sarà il momento, tanto penso mi impegnerei un po' di tempo. L'idropulitrice l'ho messa lì, che poi finito di trebbiare, diciamo, la colza, andremo a prenderla. La barra l'ho lasciata in giro da qualche parte, adesso la vado a prendere e poi la vediamo. Ok, era proprio in giro, in mezzo, in giro per la mappa. Direi di venderla, anche se verrà venduta per poco. Ecco qua. E di comprare allora la falciatrice più grande. Innanzitutto, vendi per 1000, sì, mi tocca.
Allora, prendere una falciatrice più grande che prima voglio vedere tra quelle originali del gioco, così magari sono sicuro che poi non hanno problemi. Falciatrici, eccola qua. Teoria dovrebbe essere questa, la 8,95. Adesso guardo perché teoria ce l'ho anche nelle mod. Però so che quella delle mod non lavora in maniera proprio perfetta. Scusate un attimo, comunque ragazzi, se mi chiedete magari quando escono i video, questo e quello, tante volte i video sono pronti, ma c'è il problema che praticamente internet è lento, è lentissimo, e caricare i video è veramente un bel casino, nel senso ci vuole un mucchio di tempo. E praticamente ho cominciato a caricare il video della 25esima serie, l'ho caricato alle, ho cominciato a caricarlo alle 6 e mezza del mattino, e pensate che dopo, intanto la compriamo, alle 17:55 si era proprio appena caricato, che sono arrivato a casa, ho visto subito il messaggio che aveva appena caricato. Quindi ragazzi, una giornata intera per caricare un video veramente è lunga, nel senso che potevate averlo, se fosse stato un caricamento veloce, potevate averlo visto fin, insomma, dalla mattina alle 8, 9, ecco. Quindi questo è. Come vedete è molto grande, nel senso va molto in alto, ma abbiamo anche una zona di lavoro molto ampia. Ormai questo trattore è destinato a morte, a tagliare erba e non fare altro. Come avete potuto vedere c'è sempre la cosa della classe attaccata davanti. Adesso lo porto in fondo nell'altro campo e poi lo useremo, tra virgolette, più avanti. Anche l'imballatrice la porto avanti dall'altra parte, che qui non, sì, qui ci serve perché seminiamo l'orzo e quindi ci lascia la paglia, che poi ci serve per far la stalla alle mucche, in modo che caghino, ecco, in poche parole questo devono fare. Allora ragazzi, sto facendo qualche giretto con questo per portare giù pale, palette senza lasciarli in giro qui, e dobbiamo, visto che abbiamo adesso le balle tonde, praticamente dobbiamo comprarci la pinza per le balle tonde, che è molto molto pratica, anche perché poi ci servirà per metterle appunto dentro il carro miscelatore. Quindi per 600 euro io direi di comprarla, visto che funziona bene e l'ho provata praticamente nella mia serie, nel mio gioco, quello dove giocavo tempo fa. Adesso sarà mesi e mesi che non ci vado più dentro, perché appunto sto giocando nella serie. Quindi qui io direi di agganciarla, funziona, avevo i soliti comandi. Poi ci sarebbe, aspettate, quali erano adesso, no, allora questo basta, questo fa così, in teoria questo continua a far così, questo continua a far così. Vabbè, per aprirla e chiuderla, perché dopo con il tasto, sto cazzo di tasto qua, o sto cursor play qua, c'era shift qualcosa, beh, mi verrà in mente qualcosa, o se no tolgo il cursor play, che tanto per adesso non lo uso. Al manco se si attivasse con un altro tasto invece che con il tasto destro del mouse, che appunto abbiamo dopo le pale, le cose da muovere. Ma no, siccome devono far sempre le cose come vogliono, questo è. Voi dite è un po' per comodità, vabbè. Comunque decido per adesso di accumulare tutte pale, palette e bancali, eccetera. Accumulo tutto in questo punto qua, così poi so che sono tutte qua senza andare in cerca per 2 ore. Ok, allora lascio giù qua. E adesso vado a prendere l'ultima palla, che è praticamente quella del silato, la porto qui e poi aspetto di cominciare a trebbiare, sempre se non piove, se no ragazzi ci mettiamo a seminare, che tanto per seminare si può fare anche se piove, in teoria sì, nella realtà no, ma in teoria sì, nel gioco. Allora ragazzi, io direi di metterci a seminare l'orzo. Intanto ho cambiato praticamente l'attivazione del cursor play, non si attiva più con il tasto, diciamo, destro del mouse, ma si attiva con left più delete, e non so, si attiverà in qualche modo, se no lo tolgo e lo reinserisco se non riesco più ad attivarlo.
comunque non è adesso importante, perché appunto cominciamo a seminare finché non crescono le nuove colture. Decido di seminare appunto il campo grande con questa seminatrice qua, e finché diciamo non si svuota. Poi andrò a comprare un'altra seminatrice, comprerò penso la più grande che c'è insomma nel gioco, se no prendo quella da 8, vedo anche in base ai soldi, visto che possiamo permettercela, diminuiamo appunto i tempi di semina, anche per me, per stare senza qua a seminare tutto questo campo con sto trapeo qua, metto 3 giorni, sono ancora qua a seminare, non si può andare avanti così. Niente, quindi adesso seminiamo finché non finiscono i sementi. Poi compriamo, diciamo, seminatrice nuova, che vi do appunto come consiglio di comprare seminatrice nuova. Casomai se volete tenerla magari più distante, ma comunque a meno che non avete qualche campo piccolo o una mappa piccola, allora sì, può andare bene. Ma siccome questa è la mappa originale, abbiamo la possibilità di prendere seminatrici più grandi, tanto vale comprarle. Qui faccio un po' di bordi giusto per far qualcosa, così poi mi trovo meglio anche a girare. Poi ragazzi, per quanto riguarda il pack Ursus, io non ve lo posso passare perché la seriale me l'ha data qualcuno, non è che me la sono trovata io. Se me la fossi trovata io, allora sì, ve l'avrei passato senza nessun problema, in qualche modo, come comunque faccio anche con il gioco tuttora e come faccio anche con altri giochi o con eventuali programmi seriali, aggiornamenti. Il fatto è che la seriale me l'ha data uno che ha comprato il pack, quindi io gli metto: guarda, tieni per te, non darla a nessuno, e io lo rispetto al 100%, perché appunto ha speso dei suoi soldi e è stata sua volontà a passarmi appunto la seriale, perché io non gliel'ho chiesta proprio: mi dai la seriale, queste cose, io non gliel'ho chiesto. Mi metto: guarda, se vuoi ti do la seriale. Ovviamente ho accettato, come si può non rifiutare una richiesta del genere, e adesso appunto andiamo a prendere la seminatrice nuova. Vi ho detto oggi, così mi è girato lo schizzo, ho detto oggi compriamo nuove cose, sorpasso a sinistra e quasi scontro con l'altra macchina, comunque sì, vi ho detto oggi mi è partito lo schizzo, ho detto basta, compriamo un po' di roba nuova visto che abbiamo i soldi, anche per non avere sempre le solite cose, eccetera eccetera. Comunque sarebbe bello far che nel gioco tipo si buca le gomme, robe così, o si usurano le gomme dopo un po', cambio olio dei motori, potrebbero fare cosette qua, non ci vuole tanto, dai, su. Tutte cose da dire a quelli della Giants, che comunque ovviamente fanno sempre quello che vogliono. In teoria il 2014 non ci sarà farming, penso svilupperanno ancora un po' il 2013, magari facendo tipo, non so, Gold Edition e quelle solite stronzate lì, oppure magari aggiungeranno loro delle cose e lo lanceranno come 2014, ma comunque lasciando di base 2013. Comunque basta chiacchiere, prendiamo sta seminatrice, che ormai siete qua a aspettare sta seminatrice bisognerà anche pure comprarla. Allora, trattori, caricatori, mititrebbi, raccogli pedale, diventare la spinete, eccoti qua. Bene, allora avevamo questa, io direi di acquistare questa, fa 8 metri, questa ne fa 9, un po' metro, troviamo questa. Compriamo anche questa seminatrice, ragazzi vi ricordo sempre di salvare, nel salvataggio avete tutte le info, tutte le cose, qui avete, qua si abbiamo staminando, qua sta crescendo, qua abbiamo un altro campo seminato. E ovviamente, come potete sapere, nel caso non sappiate, se per caso un veicolo vi cade nell'acqua o quant'altro, voi praticamente fate ripristina prossimo veicolo, strumento selezionato, e praticamente voi appena li cliccate sopra, voi ve lo riporta diciamo alla home del gioco, qua dove ci sono tutte le cose. Giusto, vi do questo suggerimento nel caso qualcuno non lo sapesse. Ora portiamo a casa, ricarichiamo, cominciamo a seminare finché non sono pronte le barbabietole, poi cominciamo con le barbabietole. E voilà ragazzi, cominciamo con la semina, guardate la differenza da quella vecchia. Adesso non ditemi che ci stava un attrezzo nuovo, ecco. Ovviamente accendiamo, questa volta dobbiamo premere la B e non solamente abbassarlo. Possiamo in teoria andare via anche con il 2, con la velocità numero 2, in modo da mantenere una velocità costante.
e adesso via così all'infinito finché non si finisce il campo. E adesso vedremo, oggi il meteo chiama pioggia, ma come sapete il meteo sbaglia sempre. Guardate, TG5 chiama tempesta, aprite il balcone, sole che spacca le pietre. Vai così che va benissimo. Il meteo non meteo, prendete, alzate gli occhi al cielo e guardate le nuvole, vedete subito che tempo c'è. Poi ragazzi, queste seminatrici hanno praticamente questo indicatore che si attiva con la Z, si attiva prima da una parte e poi nell'altra, praticamente vi dà il punto limite dove dovete stare per poter seminare, diciamo, senza star lì a guardare troppo. Se io adesso in teoria, ovviamente adesso dovrei prendere e cambiarlo. Se io salgo dentro al trattore dovrei riuscire comunque a stare in linea e seminare. Cioè, in teoria sarebbe a mettere appunto, seminare proprio correttamente, dovremmo stare più o meno o con la ruota a sinistra o quasi centro trattore. Allora sapete che seminate proprio il punto massimo, usate la massima distesa della seminatrice per seminare. L'ho attivato solo adesso così perché mi è venuto in mente, se no non lo usavo comunque quasi mai, però devo dire che è anche molto molto comodo in quanto vi traccia una buona linea. Allora ragazzi, non mi ero neanche accorto, come vedete appena praticamente comparso pronto per la raccolta, rimuovo gli stelli. Allora io diminuisco la crescita e anche metto un tempo reale in modo da permettermi di finire di seminare qua, visto che sto appunto seminando. Come vi ho detto prima, meteo, metto un pioggia, che c'è un sole che spacca le pietre. Guardate che bel sole, dov'è il sole? Manca il sole su farming. Dovrebbe essere là in mezzo alle nuvole, comunque sta di fatto che manca il sole. Adesso si finisce qua il seminare molto velocemente. Come vedete è molto pratico avere una seminatrice almeno da 8 metri. Si fa molto prima e anche non serve che ricaricarla ogni 2 secondi come quella di prima. E adesso andiamo, cominciamo appunto a trebbiare per la prima volta nella serie le barbabietole. Così vedete anche un po' come si fa. Qui abbiamo finito, chiudiamo qua la nostra seminatrice, la lasciamo dentro il capannone molto velocemente, anzi la lascerei anche qua così, tanto hanno detto che piove, non piove, tanto a lasciarla fuori. Andiamo anche con il trattore perché poi abbiamo bisogno del carro per appunto scaricare la nostra trebbia, il nostro attrezzo, diciamo, per far giù le barbabietole, che in teoria ci fanno guadagnare anche abbastanza. Allora arriviamo qua, come vedete sono tutte belle rigogliose. Comunque ci saremmo dimenticati di concimare l'altro campo, pazienza, tanto lo faccio più che altro per la paglia. E ok, allora premiamo la X in modo per destirare tutto quanto. Adesso lui farà le sue manovre super tecnologiche per appunto districarsi da intrighi vari. Come vedete il carro è più che giusto. Ok, direi che si può iniziare. Premiamo la B. Ed eccoci qua che comincia la raccolta. Vedete, c'è il mucchietto all'interno, il carrello, tutto quanto, insomma, eccetera eccetera. E adesso niente, se va avanti così non è che sia chissà che roba, però questo è. Adesso appunto vi farò vedere casomai uno o due scarichi. Poi ragazzi, mi sa che devo andare perché il tempo comincia a stringere, poi sono stanco, ho lavorato tutt'oggi che lavoro come sempre. Poi finalmente non vedo l'ora di andare in vacanza. Sarà forse un po' meno per voi in quanto non farò più video quel periodo lì. Comunque vedo se riesco a comunque a caricare qualsiasi tipo di video. Vedo se riesco a tenermi qualcosa, perché non penso di avere connessioni internet veloci per poter caricare i video, insomma.
Allora ragazzi, finché l'operaio sta trebbiando, diciamo, trebbiando, sta raccogliendo le barbabietole, io stavo appunto dando un po' di concime al fertilizzante, quello che volete, al campo, diciamo, del frumento, e però c'è la colza da cominciare a far su. Quindi io direi di accendere assolutamente la nostra Alexio, metterla in modalità operativa. E cominciare. Poi io qui ovviamente metto l'operaio perché voglio finire di appunto star dietro appunto finire di concimare l'altro campo, poi mi metto qui a trebbiare. Ok, adesso qua lei si arrangia da sola. Dov'è? Eccolo qua. Qui via manetta, un altro campo, finiamo di farlo e poi stiamo un po' dietro al raccoglimento delle barbabietole e poi continuiamo comunque a trebbiare, anche se non so se riusciamo a finire tutto in questo video, anche perché dopo comincia a diventare un po' troppo lungo e faccio fatica a caricarlo dato che internet è uno schifo. Allora effettuiamo il primo scarico, anche se non è proprio piena piena, ma mi prendo avanti perché poi l'Alexio è già al 67% con il fatto di aver concimato il campo, si fa anche molto molto presto. Qui adesso dobbiamo stare un po' attenti, un po', insomma, non è facilissimo, nel senso che avendo la barra un po' più grande, questo pezzo di tubo qua piccolo che a volte là non potevano farlo, che si allungava un po' di più. Ecco, siamo già al 100%. Adesso via diretti a casa a scaricarlo, poi andiamo a scaricare l'Alexion che sicuramente sarà già lì ad aspettarci con il tubo. Voi dite di già, sì di già, perché ha fatto solo un'andata, adesso sta appena tornando, era già al 70%, anche questa qui era circa al 70%. Come vedete le cose cominciano ad attivarsi, essere tutto più che dobbiamo star dietro, star lì, stare attenti, qui appunto stavo facendo, ma finché ho i mezzi che mi servono lì l'operaio non può farlo. Potrebbe farlo il Curse Play, però non so ancora utilizzarlo benissimo, nel senso ho cominciato a fare qualcosina seguendo qualche video tutorial che ho trovato su YouTube, quindi chiunque può farlo. Ora barbabietole dovrebbero essere qua al secondo punto qua. Questo carro si va benissimo perché arriva di lato, lui si capota insomma lateralmente, si va più che bene. Ok, adesso avanti così, adesso andiamo direttamente praticamente con il tab dall'Alexion, accendiamo il nostro 18090 che potete trovare il link di download al numero 19 della serie, senza che me lo chiedate in mille commenti. Ecco qua, lasciamo pure qua, noi ci spostiamo, qui 56%, portiamo questo a casa. Adesso tutto così ragazzi, molto velocemente, un passo di qua, un passo di là. Io lavoro così, almeno lavoravo nel mio salvataggio, quello diciamo numero 1 che ho fatto, lavoravo praticamente in questo modo, nel senso operai di qua, operai di là, saltavo da destra a sinistra con i mezzi, seminavo campi, non lasciavo mai campi troppo fermi, cercavo sempre di tenerli seminati. Quando si trattava il momento di trebbiare, lì bisognava correre, in effetti c'erano dei periodi un po' fermi, altri che si correva proprio nel vero senso della parola. Effettuiamo un altro scaricamento delle barbabietole e intanto andiamo a controllare cosa sta facendo qua, tanto vale cominciare a seguirla. Già il carro al 53 ha fatto solo 3-4 viaggi, quindi devo dire che concimare i campi, diciamo, rende moltissimo. Tanto per fortuna sono campi vicini, quindi anche lo scaricamento, diciamo, del carro si fa presto a farlo perché comunque è vicino. Scarichiamo ancora la nostra colza che ci fa guadagnare
veramente molto molto bene, soprattutto quando sono le offerte. Vediamo quanto ce n'ha dentro. Guardate che bella che è sta immagine qua, sarebbe da fare proprio un stamp, eccolo qua. Infatti, praticamente premendo il tasto stamp trattino resist vi fa, diciamo, lo screenshot del gioco, e dopo voi potete trovarlo in My Games dentro a screenshot, e praticamente dopo magari potete caricare le foto su Facebook, far vedere ai vostri amici che state giocando. Comunque ragazzi, io ora devo proprio andare, nel senso dopo continuerò, però il video diventerebbe troppo lungo. Quindi anche per, diciamo, questo è tutto. Come vedete abbiamo cominciato a movimentarci molto bene. Qui non so se si stia annebbiando o cos'altro, spero di no, che non cominci a piovere proprio mentre sto trebbiando, perché sarebbe una fregatura se la pioggia si prolunga per troppo tempo, perché andremo a rischiare l'appassimento delle culture. Quindi ciao a tutti, mi raccomando continuate a seguirmi, un bel mi piace, a breve il video del contest, quindi tenetemi pronti, ho visto che c'è un po' di gente pronta a carica per fare i video, e ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!